Grazie della domanda, non so se l'hai fatto apposta o che cosa, ma rispondo anche in base alla mia esperienza. Tutta improvvisazione pura. Sì, sì, non lo so, però sembra quasi che tu l'abbia fatto apposta. Io mi sono sempre occupato, anche se è solo un anno che lavoro nella BD, dell'introduzione delle nuove tecnologie nel mercato. Quindi la domanda mi sembra proprio calzante perché ricalca un po' anche la mia esperienza professionale precedente. Allora, se oggi parliamo di fashion, però la BD è impegnata anche in altri settori di mercato. Se noi pensiamo, non so, alle librerie, pensiamo alle lavanderie industriali o pensiamo anche alla bigliettazione elettronica, sono tre ambiti dove ormai qualsiasi progetto nuovo che sta partendo non parte senza che venga valutata l'ipotesi RFID. Anzi, nel caso addirittura del lavaggio industriale è quasi una necessità. Poche aziende nuove, quando partono con una nuova installazione, pensano di non valutare questa ipotesi. Per cui diciamo che già in alcuni mercati si è raggiunto un certo grado di maturità. Ma questo coordinamento, permettimi di interrompere, a che livello è? È ad alto, è top management o ancora sono i tecnici che spingono per questo? No, allora stiamo parlando di tre mercati direi ormai maturi. Per quanto riguarda il fashion, siamo invece in una early stage, quello che si chiama in inglese, quindi in una fase dove l'implementazione è ancora, sta muovendo i suoi primi passi prima di arrivare a una crescita esponenziale, che è quella che poi tu stai prevedendo per il 2012. La cosa interessante di questo mercato è che, parlo della moda, intendo, quindi a parte i mercati maturi, è quelli che si chiamano i decision maker delle aziende non sono più soltanto i tecnici che vedono l'opportunità di utilizzare una nuova tecnologia per il gusto di usare la tecnologia, perché i tecnici nostri li conosciamo tutti, no? Si innamorano delle cose che sono tecnologiche. In questo caso le entità che sono preposte a prendere una decisione nei confronti di RFID sono proprio i direttori generali, gli amministratori delegati, quindi proprio è lo staff dell'azienda che coglie l'opportunità di utilizzare la tecnologia RFID per implementare soluzioni innovative. Facciamo anche una riflessione, noi internamente festeggiamo quest'anno i 5 anni della nuova proprietà alla BD e ahimè anche i 5 anni dalla fine di un progetto che ci aveva fatto nascere nel 2001-2002, che era il progetto logistica Benetton. E facevamo una riflessione interna dicendo: famoso e famigerato. Nel bene e nel male, ecco, ci ha reso famosi un po' in Italia anche nel mondo per questo progetto, nel bene e nel male. Noi vedendo rifiorire tutte le nuovi progetti con cui noi siamo in produzione in questi ultimi 2 anni, facciamo una riflessione del tipo: ma cos'è cambiato dal 2004 al 2009? E alla fine la risposta è stata sì, è cambiato qualcosa, nel senso che adesso per esempio c'è la tecnologia UHF che è nuova, da 2 anni che è utilizzata in Italia, che ha cambiato veramente un po' le regole del gioco. Però i problemi che si volevano affrontare nel 2004 e le soluzioni che si volevano raggiungere sono gli stessi di adesso. Ecco, c'è da aggiungere, diciamo, c'è il discorso anticontraffazione di cui faceva menzione Andrea, che è un tema molto caro al discorso fashion, che magari oggi più del 2004. Però quello che è cambiato è la tecnologia, quindi il fatto di poter avere accesso in questo momento a non so, un supporto di hardware, pensiamo appunto a tutti i dispositivi brandeggiabili o i portali di nuova concezione o anche semplicemente a supporto di sistemi operativi che adesso sono molto più sviluppati di tanti anni fa. Quindi la tecnologia adesso è accessibile. Le aziende che colgono l'opportunità di sfruttare il vantaggio tecnologico dato dall'RFID fanno dei passi importanti nella propria automazione interna. La sfida invece della filiera nel mondo della moda è una sfida secondo me importante, perché oggi siamo in produzione, vediamo sempre progetti partire in quello che chiamavi all'inizio closed loop, cioè l'azienda che singolarmente si attrezza perché vede i vantaggi per risolvere una criticità nei propri processi o per velocizzare il proprio modo di gestire la logistica piuttosto che il business. Ma la sfida che noi vediamo interessante è quella della filiera, quindi la condivisione di un obiettivo comune, uno sforzo progettuale insieme
che darà risultati, che i cui risultati poi verranno condivisi da, da entrambi gli attori, Non a caso nei bandi, negli ultimi bandi, sia a livello italiano che regionale, questa spinta anche da parte proprio della, degli enti governativi preposti, anche in, in comunità europea, sono quelli di favorire l'aggregazione di aziende che condividono progetti di filiera. Senza dubbio. Tra l'altro, su questo io ho un paio di cose da dire. La prima è chiusare su quello che hai detto sulle motivazioni del cambiamento. Sicuramente la percezione e le potenzialità dell'RFID sono cambiate in questo periodo. Noi abbiamo affrontato nel rapporto precedente, quello sulla tracciabilità alimentare, questo tema, e quello che abbiamo concluso è che forse la cosa che più è cambiata, al di là della tecnologia, questo è complementare, non antitetico a quello che stavi dicendo, è l'atteggiamento dei consumatori, perché i consumatori o le persone, perché la parola consumatori sembra sempre che sia stata inventata da chi produce, no? Le persone 10 anni fa o all'inizio, prima del 2000, quando sono state concepite le norme sulla tracciabilità, vedevano l'identificazione della tracciabilità come un fattore di fatto negativo. Oggi il loro atteggiamento è radicalmente cambiato. Oggi noi vogliamo i navigatori satellitari, vogliamo le reti wifi, vogliamo, siamo disposti a mettere in gioco parte della nostra privacy per poter ottenere dei servizi che riteniamo utili. Siamo noi per primi a farlo, e quindi il discorso delle istituzioni lo affronteremo dopo. È molto probabile che le istituzioni faranno dei passi in questa direzione, perché così come hanno interpretato le esigenze dei consumatori e dei cittadini europei, parlo di istituzioni europee, dei cittadini europei alla fine degli anni 90 e per varare le leggi sulla tracciabilità, probabilmente, anzi molto probabilmente, stando a quanto sta facendo la Reding negli ultimi tempi, il commissario per l'ICT a Bruxelles, probabilmente interpreteranno questo cambiamento di approccio da parte dei consumatori e quindi renderanno più semplice o forse anche più auspicabile la tracciabilità intesa in senso generale, che comprende anche l'RFID. E passiamo però, rimaniamo sulla tecnologia, perché anche la tecnologia diventa fondamentale. La tecnologia è cambiata in maniera radicale. Noi su RFID Italia continuiamo a vedere che ci sono un sacco di nuovi tag al silicone o implementazioni vengono al 50% dalla Cina. Allora, questo è un tema secondo me interessante. Forse tu potrai smentirmi, Francesco, però allora, che cosa può dare l'Italia in termini di innovazione tecnologica sul tema RFID? Domanda facile, ma risposta difficile. No, allora rispondo subito. La Cina è molto interessata ovviamente all'Italia e noi siamo sollecitati dai cinesi in quanti vengono a vedere cosa stiamo facendo, ma non credo che lo standard cinese si possa in qualche modo equiparare a uno standard europeo in questo momento. E senza negare che sono strutture che hanno una fabbrica di cervelli così ben organizzata che nel giro di 5 anni credo che avranno assolutamente padronanza completa di tutte le tecnologie che noi abbiamo. L'unica cosa che speriamo non riescano a clonare sarà la fantasia e la pizza, poi insomma speriamo che non riesca la pizza. Attualmente il più grande venditore di pizza del mondo ovviamente non è italiano, perciò purtroppo la storia non ci ha insegnato bene, no. Noi siamo bravi a inventare, poi qualcun altro utilizza questo. Siamo generosi, abbiamo un cuore d'oro. Comunque sicuramente questo è un esempio nel quale fare il sistema è indispensabile. Senza tutte queste competenze è impossibile pensare di parlare di una tecnologia così articolata e sofisticata, e è impensabile creare le applicazioni da parte di uno o dell'altro. Senza tutta la catena è proprio un quadro che non sta appeso. E noi pensiamo sempre all'RFID perché evolve il codice a barre, ma non è affatto così. Il codice a barre è stato fatto per un controllo, l'RFID invece ha una caratteristica che informa, e informare vuol dire sviluppare. Perciò se il sistema Italia vuole darsi una valenza più significativa deve cominciare a utilizzare queste tecnologie per informare, non tanto per controllare. E tutte le volte che si fa un parallelo col codice a barre, a mio avviso si fa un peccato mortale, che è quella di pensare che l'RFID sia un sistema di controllo.